Bene, buongiorno a tutti e grazie. Allora, vi abbiamo convocato qui per questa conferenza stampa che abbiamo deciso di fare comitati di base della Val Morbida, sezione di ambiente, comitati agricoltori della Val Morbida, comitato Vivere a Predosa e Movimento Nottante al Zovarico per indire una grande manifestazione che si terrà il 27 di maggio qui ad Alessandria. Il motivo per cui decidiamo di fare questa manifestazione sostanzialmente lo trovate nell'appello della manifestazione che abbiamo lasciato sulle seggiole, e il motivo che ci ha portato a unire le forze in vista di questo appuntamento è il fatto che da anni sia in Val Morbida che in Basso Piemonte ad Alessandria si sta lottando contro una serie di opere che avranno degli impatti devastanti, che stanno già avendo in parte degli impatti devastanti sui territori che viviamo. L'appello parla di acqua e salute, che sono le due tematiche sostanzialmente che sono centrali per chi vive i territori, sono le tematiche dalle quali non si può prescindere per avere una qualità della vita dignitosa e degna. Riteniamo che le opere, le discariche, le cave che vogliono essere realizzate dalla Riccoboni e dal Terzo Valico sul territorio della Val Morbida, e quello che stanno costruendo e che stanno tentando di fare COCIV con il tacito consenso delle amministrazioni locali sul territorio del Basso Piemonte e dell'Alessandrino, siano sostanzialmente dei progetti che mettano a repentaglio la vita di tutti noi. E riteniamo che il filo conduttore che ci lega sia quello dell'acqua e della salute, quindi per una dignità di tutti decidiamo di scendere in piazza e di ribadire con forza che tutte le opere criminogene che si vogliono realizzare su questi territori devono essere fermate, perché il futuro nostro e dei nostri figli debba essere messo in primo piano e non possa più essere in qualche modo delegato ad altri. Assolutamente sì. Ciao, buongiorno a tutti. Sugli argomenti che ci vedono ancora qui riuniti, penso si sia già detto tanto, si sia già detto tutto. Egio è stato molto bravo nel riassumere le motivazioni che hanno fatto prendere questa decisione di ritornare in piazza il 27 di maggio e farlo uniti, quindi uniti, unendo le due, chiamiamole battaglie, no? Senza citare scene epiche, comunque due lotte molto popolari che da 5 anni vedono comunque unite due valli, la Valle Scheggia, la Valle Morbida, l'Alessandrino, su due problematiche che da 5 anni si cerca di denunciare. Diciamo che si è detto tutto, ma ormai ci siamo dovuti abituare, che il nostro non è un paese normale. Ci hanno abituato a chiamare ambientalisti, con un pizzico di scherno, no? Quando si parla di questa, si cita questa parola, quei cittadini che dimostrano disapprovazione verso opere che danneggiano la qualità della vita dell'uomo, devastando risorse insostituibili come l'acqua per il futuro delle popolazioni, il futuro dei cittadini, a dipingerli come coloro che sono contrari al progresso. Ci hanno abituato a chiamare democrazia una cozzaglia di nostri delegati scelti con meccanismi discutibili che una volta ai posti di comando vengono teleguidati dalle lobby a cui si affiliano per fare o non fare carriera. Ci hanno abituato a credere, o meglio a non credere più, nemmeno nella giustizia e nelle istituzioni, che spesso si muovono con dinamiche lontanissime dalla base e che dovrebbero tutelare invece che proteggere. Ci hanno addirittura abituato a comprendere quando sia inutile il nostro voto, quello che da giovani ci insegnavano a considerare come il più alto momento della democrazia. Il problema è che ora l'abbiamo capito e abbiamo compreso anche che per farci ascoltare non bastano più quei 5 minuti dedicati alla cabina elettorale ogni 5-6 anni, adesso è anche un po' che non ci fanno neanche più votare. Ora che l'abbiamo capito non siamo più disponibili a assistere immobili a porcate perpetrate alla nostra vita e peggio a quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, quindi alle prossime generazioni. Allora, 5 anni, io voglio far riflettere tutti su questo dato, sono 5 anni
che dimostrano praticamente come cittadini delle due valli, Valle Scrivia e Valle Borbida, solo per fare esempi che ci riguardano da vicino, quindi stiamo parlando della provincia del Sangria, abbiano ormai compreso questa lezione, ma l'hanno imparata talmente bene che ora l'obiettivo che si sono posti è di insegnarla a tanti altri cittadini. E questo lo si capisce bene quando facciamo le assemblee nei territori, dove comunque abbiamo nelle valli, in queste assemblee, centinaia di cittadini che intervengono e che alla fine di questa assemblea vengono a chiederci come poter essere d'aiuto e addirittura ci fanno delle offerte. Abbiamo dall'altra parte i partiti che per riempire i loro convegni devono pagare questi, gli stessi cittadini. E lanciamo, io personalmente, per la tematica della Valle Borbida, che è ancora, diciamo, in una fase, chiamiamola embrionale perché non si è posata ancora una pietra su questo pasticcio, faccio una domanda alla politica, no? Si cita sempre la politica. Allora, in questi 5 anni di lotta, qualcuno si è preso l'impegno di trovare soluzioni alternative per l'azienda preponente, soluzioni che collochino questa discarica di rifiuti in un posto che non sovrasti una falda acquifera di questa importanza? E se non l'hanno fatta, cosa aspettano a considerare questa opzione? Non abbiamo bisogno della finta solidarietà della politica, abbiamo bisogno che tirino fuori le palle e la voglia di risolvere un disastro ambientale annunciato, che seguirebbe un altro disastro ambientale che ha visto la Valle Borbida colpita per 117 anni, cioè quello dell'Acna di Cengio, e che proprio recentemente sta tornando ad autorizzare per recenti sversamenti e contaminazioni dei siti che rimangono ancora da bonificare. La smettano di presenziare con dichiarazioni di facciata, iniziano a occuparsi seriamente del problema. Vogliamo aspettarci scontri della polizia, vogliamo aspettare di militarizzare un territorio, per me è un'azienda di Parma, recentemente ancora inquisita per reati ambientali e da cui è stata sequestrata la discarica di Molinetto a Genova proprio per questi reati, quindi per la gestione di un'altra discarica. Quindi vogliamo andare praticamente ad aspettare che succeda dei disastri anche in zona e permettergli di costruire una discarica sopra una falda acquifera che alimenta 50.000 persone e che potrebbe, e questo lo sappiamo per dati non detti da noi, ma ormai chiari e certificati, potrebbe alimentarne altre 200.000. Si parla del Novese, del Tortonese e dell'Alessandrino. Allora noi siamo qua ancora una volta per dire che non lo permetteremo mai e non molleremo mai l'opposizione a questo progetto, avallato da, qua lo ripeterò 3 volte che sia chiaro, da dementi criminali. Chi ha avallato questo progetto, che siano tecnici, che siano, sono dei dementi e sono dei criminali. Noi non lo permetteremo mai, è 5 anni che lo stiamo dimostrando, il 27 maggio lo dimostreremo ancora una volta insieme a tutto il movimento Notal Terzo Valico, perché condividiamo il loro percorso come loro sempre condivido il nostro, e dimostreremo ancora una volta che non siamo stanchi e che saremo capaci di andare avanti fino alla vittoria. Io, come voi sapete, mi occupo da 5 anni della lotta contro Rico Boni, che ci vuole imporre una discarica sulla nostra falda acquifera, che è una cosa che non possiamo accettare noi. Tutti i cittadini della Valle Borbida abbiamo fatto una battaglia che dura già da 5 anni contro Paolo Filippi, quando era presidente della provincia, e l'abbiamo continuato contro la signora della discarica, la Rita Rosa, e fino a oggi siamo riusciti a fermare quel progetto. Io sono convinto che noi vinceremo questa battaglia e sono ancora più convinto che la unità che abbiamo raggiunto con il movimento Terzo Valico sia una cosa fondamentale per raggiungere degli obiettivi maggiori. Noi dobbiamo cacciare via tutti quelli che stanno proponendo dei progetti che in sostanza vengono a distruggere il territorio, la salute, l'acqua e a portare ancora più miseria nella nostra provincia. Perché voi sapete che non solo spenderanno miliardi e miliardi per fare questa opera inutile, ma non porta neanche pure lavoro, porta solo malattia, porta amianto, porta distruzione. E come diceva uno di questi cretini del COCI, che la malattia arriva fra 30 anni, io voglio sapere
sono contenti quelli della Valle Morbida che hanno i nipoti, che hanno i figli a scuola oggi, se sono contenti che di qui a 30 anni si trovino i figli nel reparto di oncologia. Questo non possiamo accettarlo. Abbiamo dimostrato già due volte con due grandi manifestazioni, una a Cesario e una in Alessandria, che non siamo d'accordo. Abbiamo dalla parte nostra 25 sindaci, abbiamo gli agricoltori, abbiamo lanciato anche una campagna forte, grossa, in Valle Morbida per metterli a striscione e ne abbiamo messo già più di 80 a striscione per ribadire che noi non accetteremo mai la discarica sulla falda acquifera e per ribadire le responsabilità della politica, perché noi siamo convinti che il PD e la signora della discarica, la Rita Rosa, sono dei grandi responsabili di questo disastro, potevano evitarlo e non lo hanno fatto. Ne pagheranno le conseguenze anche politiche, perché oggi io sono convinto che la signora della discarica perderà anche le elezioni in Alessandria, per tutte le porcherie che ha fatto in Valle Morbida e per quello che ha fatto in Valle Scrivia. Noi andremo avanti e il 27 ci andremo in piazza più uniti, più compatti, con più numerosi, per ribadire ancora una volta che questo sistema di tangente, questo sistema di distruzione del territorio, questo sistema di rubare i soldi pubblici come stanno facendo, noi non lo accetteremo mai e non lo accetteremo mai. Che in Valle Morbida, dopo 117 anni di inquinamento, ci vengano adesso a mettere delle discariche di rifiuti tossici, nocivi, cancerogeni di una ditta plurinquisita come la Ricovoni. Ed è per questo che scenderemo in piazza ai nostri amici del Terzo Valico, è da tempo che stiamo facendo le battaglie insieme e continueremo a farle. Non solo servirà questa manifestazione per rinforzare ancora questa unità, perché la continueremo nel futuro. Buongiorno, rappresento il Comitato Agricoltori della Valle Morbida, della Valle Morbida. E niente, una cosa che noi vogliamo ribadire con forza, perché ultimamente poi viene definita questo tipo di economia come la green economy, noi abbiamo fatto questo cartello, che la green economy noi la consideriamo l'agricoltura, perché la green economy è gestire il territorio, la green economy è produrre e fare qualcosa veramente di buono per il territorio, non sotterrare rifiuti tossici pericolosi sotto una montagna dove sopra poi si vorrebbe fare anche un parco giochi. La zona di Cesario dove dovrebbe essere fatta questa discarica ha una superficie di circa 20 ettari, sono 28 campi da calcio. 28 campi da calcio dove lì sotto si vorrebbe sotterrare rifiuti tossico nocivi. Oltretutto, oltre ai danni che si faranno sulla falda acquifera e via dicendo, il progetto è più ampio, il progetto Ricoboni vuole portare anche un'industria sul territorio. A Predosa è in progetto di fare un impianto di smaltimento e lavorazione di terre e rifiuti contaminati che poi verrebbero portati a Cesario. Tutto questo progetto andrebbe a modificare radicalmente l'economia di un territorio che è un'economia principalmente agricola. L'agricoltura, non dimentichiamo, ha fatto crescere sicuramente noi, per quelli più giovani sicuramente i nostri padri. Quindi è la base dell'economia di questa zona. È per questo motivo che gli agricoltori già nelle altre due manifestazioni abbiamo appoggiato i comitati, le persone di buon senso che sono scese in piazza a ribellarsi a questo tipo di mentalità. E ancora una volta chiamiamo tutti gli agricoltori della zona, della Valle Morbida, della Val Morbera e dell'Alessandrino a scendere e appoggiare questa manifestazione, perché è una manifestazione ed è una battaglia di buon senso, una battaglia di cuore. E quindi speriamo che, nonostante il periodo non sia più propizio, perché comunque un periodo lì sarà il periodo delle semine, della raccolta del fieno, siamo convinti di essere in tanti e saremo in tanti quei trattori, macchine agricole a protestare a fianco degli altri comitati e dei cittadini comuni. Grazie. Allora, aggiungo un paio di cose sulla questione più inerente al Terzo Valico. Abbiamo parlato in più sedi, insomma, in parecchi anni che si dibatte
sulla questione di questa mega grande opera, che è bene ricordare sempre, è un'opera che non ha nessun supporto a livello di uno studio di costi-benefici, è un'opera che costa 6 miliardi e 200 milioni di euro, è un'opera che è stata messa sotto la lente da parte di varie magistrature per tutto ciò che riguarda il malaffare, cioè quello che noi andavamo dicendo da anni, che quest'opera era soprattutto un bancomat che sarebbe stato usato dalla politica per giocare il suo gioco sporco con 'Ndrangheta, Camorra, insomma tutto quello che è emerso in questi anni. A settembre, a partire dall'autunno di quest'anno, i vertici di COCI, del consorzio incaricato di realizzare l'opera, sono stati decapitati. Ad oggi abbiamo un commissariamento che appare quanto mai complicato da gestire da parte loro, per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che tutti i subappalti che COCIV aveva dato in questi anni debbano in qualche modo essere ridiscussi. A corollario di questo, qual è il motivo per cui decidiamo la sede di Alessandria per la manifestazione? Perché la sede di Alessandria in qualche modo rappresenta il luogo in cui si verifica questa commistione della politica rappresentata dal PD, che in questi anni ha usato il Terzo Valico come una spada da calare sui territori in cambio di non si sa che cosa. Beh, oggi riusciamo a vedere in cambio di che cosa il Terzo Valico, in cambio di amianto. Anni fa, grazie agli studi dell'ingegner Francesco De Milato e del geologo Davide Fossati, avevamo semplicemente fatto una cosa, cioè sovrapposto il tracciato del Terzo Valico alla linea che volevano realizzare del Terzo Valico, e si era visto in maniera semplice, lineare, chiara e lampante che la linea avrebbe incontrato roccia amiantifera da qui fino a Genova. Sostanzialmente ci hanno detto che assolutamente non c'era questo pericolo, e anzi alcuni politici avevano addirittura detto che se si fosse davvero palesato il problema dell'amianto avrebbero cambiato opinione sull'opera. Questo non è avvenuto, e sostanzialmente Rita Rossa rappresenta uno degli emblemi di questa malafede per quanto riguarda il Terzo Valico, e nel concedere e nel ritirare, nel riconcedere le autorizzazioni sulle cave ha fatto un balletto grottesco al punto che oggi Muliere e Rita Rossa decidono di costituirsi in parte civile. Noi riteniamo, nei confronti di COCI, noi riteniamo che se si volesse davvero fare qualcosa basterebbe ritirare tutte le autorizzazioni che i comuni hanno concesso, e da lì si potrebbe intavolare una vera opposizione all'opera, non un'opposizione fatta di proclami che sostanzialmente non portano a niente di buono. Per quanto riguarda Alessandria, è evidente che ci sia un problema connesso con le rocce che stanno portando alla cava Clarebuona, è evidente come i dati di amianto trovati nell'acqua siano dati allarmanti, e soprattutto è evidente che gli enti preposti non abbiano né gli strumenti né la voglia né la volontà politica, come ha spiegato più volte nelle nostre assemblee l'ingegnere, di fare dei controlli seri su ciò che si sta portando in giro per la provincia. Beh, questo è quello che è il Terzo Valico, queste sono le ricadute che ci avevano promesso anni addietro, questo è il motivo per cui riteniamo che il PD sia in primis l'emblema di questa mala politica, l'emblema di tutto ciò che di noi oggi ci sta cadendo sulla testa. È per questo motivo che, riprendendo quanto dicevo Urbano, riteniamo che Rita Rossa sia alla fine del suo mandato ad Alessandria, e quindi la manifestazione del 27 ha un duplice obiettivo: quello di dire a Rita Rossa che non è più l'ospite che deve stare dentro questi palazzi ad Alessandria,
ma soprattutto avvertire tutti coloro che verranno dopo che l'opposizione dal basso sui territori sarà un'opposizione forte e saremo sempre vigili e attenti e mai delegheremo, mai ci dimenticheremo che la salute e la tutela dei nostri territori passa dall'auto-organizzazione che facciamo quotidianamente. Io volevo aggiungere una cosa abbastanza breve. Noi adesso partiamo con le nostre assemblee in Valle Morbida, in diversi paesi, soprattutto ad Acqui Terme, saremo a Castellespina, a Mantovana e su per la Valle Morbida cercheremo di fare ancora per due o tre assemblee per portare la gente alla manifestazione e andremo a ribadire il concetto che abbiamo creato con questa parola d'ordine della Valle Morbida, la Faran, che l'abbiamo attuato sempre, perché non bisogna dimenticare che la signora Rita Rosa tre settimane fa doveva venire a un convegno ad Acqui che si chiamava Acqua, Salute e Sanità. Queste sono le mie priorità, un convegno organizzato dalla polizia. Noi l'abbiamo diffidata entrare in Valle Morbida, perché l'avevamo detto nella manifestazione precedente che avevamo fatto in Alessandria, che lei non sarebbe mai più entrata in Valle Morbida finché continuava con questa posizione di farci la ricarica. Ebbene, ha dovuto rinunciare a venire in Valle Morbida a quel convegno, perché l'avremmo aspettata, avremmo fatto un presidio e avremmo tirato parecchi ortaggi che abbiamo nelle serre della Valle Morbida. Quindi anche quella l'abbiamo combinata e la Rita Rosa non viene e non può entrare in Valle Morbida finché continuerà a minacciare con questa cosa, con la sua posizione di voler fare una discarica nella nostra terra. Era tutto questo che volevo dire, va. Io direi se ci fossero domande, se sono domande. Lo smalio del valico a Sezzadio è sempre a Cascina. Sì, Cascina Borio e anche Opera Pia. Anche Opera Pia. Diciamo che Sezzadio è tra le altre cose inserita per 1.350.000 metri cubi su due siti di deposito, è inserita nel piano cave come cava di riserva e appunto sono 1.350.000 metri cubi divisi tra Cascina Borio, in una parte di Cascina Borio, l'altra parte sarebbe destinata alla scarica di Coboni e Opera Pia che attualmente è in parte ancora in scavo. La proprietà è sempre la stessa, quindi Allara Balbo, Allara che è anche proprietario della Cascina Clara e Buona ad Alessandria, dove sono stati recentemente anche problematiche relative ai conferimenti, esondazioni. Clara Buona doveva essere bonificata e comunque le cui sponde dovevano essere messe in sicurezza, non è stato fatto nulla di tutto questo e a novembre con l'alluvione che c'è stata della Morbida i primi conferimenti che c'erano stati sono stati presi e spazzati via e sparsi comunque nelle campagne intorno. E, quindi sì, siamo all'interno come Valle Morbida, c'è anche una cava Castellazzo Morbida che è la Rognone per 900.000 metri cubi e anche lì ci si chiede come per un'opera che dista 60 km cosa c'entri la Valle Morbida con il conferimento di questi terreni, ma questo non vuol dire che non siamo pronti a batterci di fianco al Movimento Rotale Terzo Valico anche per le cave, le discariche di Alessandria, della Valle Scrivia, perché poi alla fine il focus ed è anche il titolo della manifestazione, no? Insieme per acqua e salute, è quella cosa lì che ci sta unendo. Stiamo comunque cercando di portare avanti delle tematiche di buon senso, che non hanno colore politico, non esiste pensarla in 10 modi differenti su queste tematiche. C'è un modo solo che è quello del buon senso che dovrebbe portare a tutelare i cittadini, la salute e l'acqua, le risorse naturali che sono comprese nel territorio. Noi chiaramente vi invitiamo tutti i presenti, a parte le varie assemblee che terremo da qua, vi anticipo già che il 19 maggio
proprio in questa struttura, nella sala di fianco che contiene più persone, sarà praticamente fatto una assemblea, una delle ultime assemblee praticamente per spiegare ancora meglio i motivi della manifestazione, che da lì a dopo 7 giorni sarà portata comunque in piazza, e quindi vi invitiamo a partecipare già, a insegnarvi questo appuntamento in agenda. 19 maggio alle 21 qui al Teatro Parvum ci sarà questa assemblea che precede poi la manifestazione della settimana dopo. Direi che se non ci sono domande possiamo chiudere questa momento di nomi di chi è intervenuto. Io te lo conosco. Pier Giorgio Camerin, Senza di Ambiente. Eugenio Spinetto, Movimento Natal Terzo Valico. Eugenio Spinetto? Sì. Io sono Urbano del Comitato di Base della Valle d'Ondita. E Maurizio Daniele del Comitato Agricoltori della Valle d'Ondita. Grazie. 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 Grazie.